Siamo con De Luca, l'anno scorso giocatore di Lierna, quindi già esperto, giocatore di Serie C. Quest'anno hai approdato al basket Lesmo, al basket AS di Lesmo. Come hai visto i tuoi colleghi questa sera, i tuoi soci? Beh, paghiamo un po' la categoria perché a parte 3 o 4 giocatori l'anno scorso, gli altri arrivano tutti dalla categoria inferiore. Eravamo nervosi, ci capita spesso di partire male. Settimana scorsa abbiamo reagito, siamo riusciti ad andare sopra, però in casa nostra che abbiamo un fattore campo abbastanza importante. Oggi, complice qualche fischio, il nervosismo, siamo crollati subito e poi fuori casa è difficile risalire. Vi ho visti abbastanza infatti impacciati, nervosi, perdevate sugli uno contro uno parecchi passi, tranne qualche vostro valido giocatore. Ho visto molto bene te, ho visto molto bene il numero 14 e i ragazzi di Rovello invece, tu come li hai visti? Corrono e se corrono così si fa fatica a vincere sotto campo. Ho visto bene, li conoscevo in parte quasi tutti, sia dentro che fuori dal campo. Ho giocato con Mosca, ho giocato con Porro, conosco Manuel e sono contento. Cioè, se giocate così sicuramente i risultati arriveranno. Bene, allora ci vediamo al ritorno. Va bene. De Luca, alla prossima. Ciao, in bocca al lupo a voi. Ciao. Ok, adesso siamo con Ravasi, l'allenatore già dello scorso anno, quindi autore di una bellissima promozione in Serie C2 dalla Serie D. Come hai visto questa sera i tuoi ragazzi? Guarda, stasera i miei ragazzi sono partiti un po' contratti e poi sono diventati subito nervosi. Abbiamo pagato un po' un arbitraggio alla fine, a un certo punto, che noi pensiamo favorevole agli avversari. Però dovevamo stare più tranquilli, ci siamo innervositi, abbiamo cominciato a non giocare più in attacco e infatti non segnavamo, non giocavamo i nostri giochi. In difesa secondo me non abbiamo giocato male perché abbiamo contenuto Rovello a 60 punti, comunque abbiamo giocato un'ottima partita. Però ci siamo proprio bloccati in attacco per il nervosismo, la paura di entrare che non ci fischiassero i falli. Questo ci ha un po' limitato, però questo è la crescita che dobbiamo avere soprattutto nel campionato in cui stiamo giocando. Certo, la Serie C infatti come che differenza trovi tra la Serie C e la Serie D dello scorso anno? Ma guarda, la Serie C è proprio questo, incassare, subire anche un arbitraggio, comunque la fisicità maggiore. Noi dobbiamo ancora entrare in quest'ottica che non l'abbiamo ancora acquisita, per in Serie D era completamente diverso. Dobbiamo entrare in quest'ottica qua e alla fine qualcosa di buono tireremo fuori. Certo, no, beh, ho visto già qualche buon elemento, il De Luca, il numero 14, il numero 12, parecchia, il Campana, che è un giovane se non vado errato, Campana, sì, sì, sì. È uno molto giovane. E invece i tuoi avversari come li hai percepiti? I miei avversari come l'anno scorso, come 2 anni fa, mi sembra una squadra bella quadrata, tosta. Ci potevano ammazzare da un momento con l'altro, però non hanno mai affondato e noi alla fine siamo riusciti a rimanere lì. Io do merito a noi un po' in difesa, loro gambe al gioco d'attacco e soprattutto da 3 punti in alcune situazioni ci hanno proprio ammazzato, però veramente una buona squadra. Perfetto, ci vediamo al ritorno Ravasi, grazie per l'intervista, alla prossima. Ciao. Bene, siamo con Super Riccardo Pancino, autore di una bellissima prestazione questa sera, e vedo che ha anche qualche tatuaggio con gli scontri con il Viganò. Com'è andata la tua partita questa sera? Ma diciamo che è stata una partita più in difesa che in attacco, più di sostanza, di rimbalzi, sportellate e via dicendo. Diciamo che siamo partiti subito bene con una giusta intensità e siamo partiti da quello che vogliamo, giustamente la difesa, e poi dalla difesa viene tutto il resto. Perfetto. Come ti trovi in questa nuova realtà della Serie C? Che differenze hai trovato rispetto alla Serie D? Ma diciamo che è più un gioco di qualità, un'elevata qualità rispetto alla Serie D, dove è più uno sport, più un gioco di contatti. Diciamo che si alza un po' di più il livello della qualità del gioco. Perfetto, allora ci vediamo settimana prossima a Meda con Pancio e con gli amici di Piero da Salorno. Ci vediamo tra 15 giorni. Grazie, ciao Riccardo.